riempendo. Noi siamo insieme a Cristian Pagani, possiamo definirlo PR storico della Pineta, che ci parlerà un po' di questa serata e della stagione che la Pineta si appresta a vivere quest'estate. Niente, stasera purtroppo la pioggia un po' ci ha bloccati, però la serata è riuscita ugualmente, meno male, perché c'era molta attesa per l'apertura della Pineta, aspettavamo questa apertura. Comunque la serata sta procedendo quasi bene, quindi speriamo che vada tutto bene. Quest'estate novità, che cosa avete preparato per i giovani della Riviera Tirrenica? Sono delle sorprese che poi andremo a vederle durante la stagione. E domenica si inizierà il 4 luglio e poi a Ferragosto vediamo, c'è qualche sorpresa del cassetto che... Quindi la domenica italiana parte il 4 luglio sempre con Maurizio presente? Presente con noi, con il gruppo di Messina, siamo tutti qua pronti per partire, va? Ok Cristian, grazie della tua disponibilità. E allora noi siamo all'interno della Pineta e quindi proseguiamo. Vieni, non avere paura. Allora scappano davanti alle nostre telecamere e allora intervistiamo te. Come mai alla Pineta? È un mito. È un? Mito. È un mito, quindi sarai per tutta l'estate qui? Sicuramente, sabato e domenica. Da dove vieni? Milazzo. Da Milazzo, ok, siamo contenti. A Milazzo ci sono tante discoteche, quindi siamo contenti che tu sei qui alla Pineta. Grazie e buon divertimento. E allora anche da Milazzo alla Pineta, d'altronde la Pineta è il punto d'incontro della Riviera Tirrenica, ormai... Siamo in diretta sul web, non ti vergognare. Allora parlaci di questa serata, sei appena arrivata. Da dove vieni? Sant'Agata. Da Sant'Agata Militello, che tra l'altro è il mio paese nativo, anche se sto a patti da 45 anni. E allora, come vai da Sant'Agata qui? Perché c'è il DJ che è un nostro amico. Ah, ho capito, il DJ è un tuo amico, il vocalist Giuseppe? No, DJ Michael. Ah, DJ Michael, ok, buon divertimento. Micaela, ciao telepatti.it, abbiamo la nostra Micaela. Micaela, allora stiamo in diretta su telepatti.it, stiamo riprendendo la serata e stiamo facendo ovviamente anche qualche intervista. Come mai alla Pineta? Come? Come mai alla Pineta? È una domanda un po' insomma. Che comunque è la prima serata, hanno appena aperto per divertirmi, sono qua con i miei amici e quindi si sta qua a ballare, a bere. Come ogni anno scegli la Pineta? No, sì, certo. E ogni sabato e anche domenica? Sì, aspettiamo ancora la domenica italiana, con ansia. Dal 4 di luglio te lo anticipiamo, no? Forse già lo sai. Lo sapevo. Sicuramente sarà una bellissima estate, grazie alla Pineta. Sì. Ok, grazie Micaela, grazie. E allora avevamo visto anche un amico che volevamo intervistare ma è sfuggito subito perché appena mi ha visto è scappato. E allora vediamo se lo riusciamo a rintracciare nuovamente. Caro Calogero, la gente sembra che scappi appena vede il microfono. Hanno un po' di paura delle nostre telecamere. Scusa, siamo nella zona bar della Pineta e allora ci avviciniamo a uno dei tanti ragazzi presenti qui in discoteca. Ti faccio una domanda banale: come mai alla Pineta? Onnipresente alla Pineta da 20 anni, forse anche di più. Guardala. E nonostante questa sera la serata non fosse, sembrava che ha piovuto, no? Che piovesse, che ha piovuto, e sembrava che invece siamo tutti qua, tutti presenti, tutti belli. Guarda che bella gente. Serata bagnata, serata fortunata sembrerebbe. Speriamo che non piova più. Speriamo che continui per tutta l'estate questa serata fortunata.
Ok, fortunato questa. Grazie e buon divertimento. Grazie e buon divertimento. E allora alla discoteca La Pineta incontriamo, pensate un po', Filippo Mori, uno degli artefici del salto di categoria della Ascom Finance Patti, del salto di categoria in A dilettanti. Abbiamo il piacere di incontrarlo anche qui alla Pineta e subito gli chiediamo. Gli chiediamo subito, ovviamente ci sono i tifosi che lo festeggiano, festeggiano questa grande impresa a distanza ormai di 10 giorni. Allora Filippo, come vai alla Pineta? Domani parto e sono venuto a salutare un po' di amici, far presenza, festeggiamo ancora il campionato, dai, la promozione, festeggiamo, dai. E allora ti chiediamo, parliamo di sport, ti chiediamo il prossimo anno, abbiamo notizie del prossimo anno per una tua permanenza a Patti? Qua. Allora, confermato, Filippo Mori sarà anche in A dilettanti con l'Ascom Finance e ovviamente anche alla Pineta, ti vedremo anche durante quest'estate. Confermo. Tornerò a agosto quando comincia la preparazione, però per questa nuova avventura, dai, a fine agosto ci rivediamo. Ok Filippo, grazie. Grazie a voi. Passiamo adesso il microfono a Raskovic, che tra l'altro non abbiamo nemmeno intervistato durante la stagione con l'Ascom Finance. E allora Mirko, giusto Mirko? Marco, abbiamo sbagliato una vocale. Marco Raskovic, allora alla Pineta. Fa molto piacere essere qua per festeggiare questa splendida stagione che abbiamo fatto, perché Patti merita veramente la dilettanti, come abbiamo dimostrato. Tutti gli auguri e i complimenti a tutti, al coach, allo staff, a tutti. Siamo stati una grande squadra, per questo anno l'abbiamo dimostrato nel playoff. E allora facciamo anche a te la stessa domanda che ho fatto a Filippo, sarai dei nostri anche in A dilettanti? Io ho detto dipende dalla società, io ho dato la mia disponibilità, spero di passare un altro anno con voi, ho passato un magnifico anno con voi e poi vedremo, insomma, non dipende da me. Speriamo di allora rivederci sul campo del Palasport di Casanova Russo, ovviamente ai nostri microfoni.